Signori e signore, bentornati sul mio canale Sonic. Oggi siamo tornati con un nuovo video. Come avete letto dal titolo, oggi andremo a spacchettare tutti i regali che mi avete portato al Games Week. Ma prima vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivetevi se siete nuovi, attivate la campanellina. E dal lunedì al sabato alle ore 21, mi raccomando, non mancate il live su Twitch. Detto ciò, iniziamo. Prima di iniziare, ragazzi, però vorrei davvero ringraziarvi tantissimo, perché eravate un numero indefinibile al Games Week. Vi voglio davvero tanto tanto bene. Vi ringrazio per i regali, ma soprattutto per la vostra presenza, le vostre parole, i vostri abbracci. Vi voglio davvero tanto tanto bene e vi ringrazio di nuovo. Un bacino a tutti. Detto ciò, iniziamo, perché mi sa che ne abbiamo per un po'. Allora, iniziamo dal primo pacchettino. Piccola parentesi: in ogni pacco, busta, sacco che abbiamo portato a casa potrebbero esserci dei regali che siano miei, che sono di Leo, che sono di Lollo, perché c'è stato un casino soprattutto col meet and greet dove eravate tantissimi, quindi potrebbero essere dei regali mischiati. Ci tenevo comunque a dirlo. Allora, intanto un piccolo pupazzino. Io dovrei fare sicuramente dopo questo Games Week una sezione solo per i pupazzi, e cercherò di organizzarmi per sistemare al meglio, perché ragazzi ci vuole giustamente uno spazio solo per tutti i vostri regali all'interno dell'inquadratura. Quindi iniziamo da questo. Penso sia un draghetto che vola, bellissimo. Mi ricordo me l'ha dato una ragazza, stupendo. Questo draghetto molto molto carino, lo appoggerò qui a breve, finirò lo spazio dove appoggiare le cose. Poi una penna molto da Betty. Andiamo. Vieni dalla Betty. Ok, carina, va bene. Credo che dovrò occupare poco tempo per ogni regalo. Oddio, questo qui non l'avevo aperto perché me l'aveva dato con tutta la busta, ma è Silvestro. Oddio, ma è bellissimo, guarda che testa enorme. Poi ragazzi, scusate per la voce, scusate per le condizioni, ma penso di avere un pochettino di febbre e un estremo mal di gola. Fatemi sapere anche voi come è stato dopo il Games Week. Comunque bellissimo, dei Looney Tunes, ovviamente. Stupendo questo, ma toh, che nasone, bellissimo. Grazie mille, spero che nella maggior parte ci saranno i nomi, in modo tale che posso anche ringraziarvi, perché già vi ho ringraziati lì mentre me li davate, quindi sono super contento. Questo qui me lo ricordo benissimo, il portachiavi con Goku sulla nuvola Speedy. Cerco di farveli vedere per bene. Portachiavi con scritto Dragon Ball, per chi sa è il mio anime preferito. Quindi bellissimo, stupendo anche questo. Ma tutti i regali sono belli. Le letterine, ragazzi, vi dico, le leggerò a parte, non mi soffermerò a leggerle in questo video. Questo pure non l'avevo visto, non me lo ricordavo, questo è un po' strano. Va bene, ok. Questo piccolo pacchettino dovrebbe essere finito. Ci sono dei disegni, ragazzi, vi siete superati pure, perché a furia di reactare in live ai vostri disegni siete migliorati un sacco. Ne sono arrivati tantissimi, ce ne sono alcuni, sono tutti bellissimi, ma ce ne sono alcuni che sono delle opere d'arte, ragazzi. Spero di ritrovarli, perché ve li devo per forza far vedere. Andiamo con il secondo pacco, che è una scatolina. Iniziamo con un altro pupazzo. Oddio, un pinguino natalizio. Che carino, bellissimo. Ok, poi abbiamo un discreto Pooh. Che triste, guardalo. Guarda con che occhietti. Carino, super. Madò, che morbido. Anzi, io me li metto tutti nel letto, dormo tutto abbracciato con questi pupazzi che mi avete regalato voi. Una fascia, non mi viene il termine, vabbè, per i capelli comunque. Mi ha fatto ridere che è stata regalata anche a Lollo, dicendogli che non gli sarebbe servita, ma gli ha regalato lo stesso. Molto, molto simpatica la ragazza. Dei biscotti che sono diventati farina. Si sono un po' schiacciati, purtroppo. Non so che biscotti sono, poi magari li assaggerò. Un Minion Ananas. Ah, con i piedini, con i piedini, ma che carino. Ok, sezione pupazzi è questa. Poi altro pupazzo bellissimo, questo di Mew. Altra mia grandissima passione, insieme a Dragon Ball, i Pokémon. Stupendo anche questo. Ragazzi, devo trovare il modo per fare uno sfondo con tutti i pupazzi e Funko Pop che mi avete regalato. Perché sì, mi avete regalato tipo un sacco di roba. Pikachu, che tra l'altro da qui non lo noterete, ma c'è un dettaglio. Bellissimo anche questo Pikachu. Altro pupazzo con la sua matatina. Un piccolo pupazzo di un leoncino. Che cacchio, è praticamente pelato. Che è successo al leoncino? Bellissimo. Ma poi sono tutti morbidi. Da quant'è che non avevo fra le mani così tanti pupazzi? Wow. Vabbè, pacchetti di patatini che magari mi mangerò più tardi. Oddio, questo è enorme. Oddio. Per Nico da Elisa. Questo non l'ho neanche aperto perché volevo fare questo video. Ehi. Oh, c'è scritto qualcosa, ho letto per Nico anche dentro, giustamente. Oddio, ma quanti regali ci sono? È lì! Quanti regali fa? Madonna, l'ho visto. Ma poi profumo, è lì, ha il tuo stesso profumo. Oddio, ma è gigante.
Oddio mio, ragazzi, non c'ho voce, scusate. Appoggio un attimo qua. Oddio, guardalo, è gigante. Ma è bellissimo. Madò, ragazzi, per chi non lo dovesse sapere, questo è il mio Pokémon preferito nella sua versione, nella versione che più preferisco, ovvero Rayquaza Shiny. Che bello, mamma mia, questo va di diritto insieme a tutti gli altri pupazzi. Poi, qua c'è un pacchetto di 151. Questo lo apriamo subito. Poi qua c'è una letterina che devo tenere qua da parte e leggerò per conto mio. Ma ragazzi, ma cosa state dicendo? Ma ragazzi, una scatola di Raffaello. E non è la prima persona che me l'ha regalata. Madò, ma mi volete far ingrassare? Raffaello, i miei dolcetti preferiti. Cos'è questo che è caduto in fondo? Oddio, che carina. È bellissima. Sono una piccola paperella, ma credo in te. Vai a fare le tue cose. Che carina. Quante robe ci sono? Ma ragazzi, ma come il pupazzo di... Come si chiamava? Aspetta, non mi viene il nome. Cacchio, l'ho giocato due volte sto gioco. Bellissimo. Che tra l'altro è gratis, raga. È un horror strafigo che ve lo consiglio. Infatti, ho visto che c'è una mini letterina con scritto. E lì mi scrive: una volta hai detto che avresti voluto il Funko Pop di Rambly, ovvero la mascotte principale del gioco che vi dicevo prima, ma di Indigo Park. Purtroppo non esiste, ma almeno c'è il peluche. Ed è stupendo, ragazzi. È bellissimo. Bellissimo come gioco. Altro pupazzo, ragazzi. Io quasi... No, no, non ti ribaltare. Quasi finita la scrivania. C'è un problema. Niente, Eli vuole che io diventi... Eli, mi vuoi far ingrassare? Questo regalo racchiude due delle tue tante passioni. Spero ti piaccia. Allora, è un Funko Pop. Dalle dimensioni, dalla forma... Mi vengono i brividi su sta carta. Lo rompo, anche se... Beh, no, cioè non il Funko Pop, quella... Ma come? Ma sei fortissima a impacchettare, Eli. A parte che hai fatto troppi regali. Mannaggia te. Oddio, non voglio vedere che cos'è. Oh, so che è un Funko Pop. È questo. Su questo non ci piove. Non mi voglio spoilerare che cos'è. Ok. Ci sono i Funko Pop dei dinosauri? Ragazzi, dovete sapere che io amo i dinosauri. Madò. Madò, è lì. Madò, che bello. Ma non sapevo esistessero. Ragazzi, ma è stupendo. Madò. Devo comprarmi qualcosa per mettere nello sfondo tutte le vostre cosine. C'è un altro pacchetto di Pokémon. Madò, madò. Ok, questo è finito, dai, lì. Oh, apriamo prima Corona Astrale. È un set che è uscito di recente. È il penultimo set. È già aperto. Aspetta, forse sono carte che mi ha regalato lei. E l'altro pacchetto di 151 in giapponese, che a mio riguardo è il miglior set di Scarlatto e Violetto. Oh, se trovo qualcosa... Aspetta, vediamo se riesco così, più o meno. Ah, forse ho capito. Ok, che era il pacchetto che aveva aperto lei, che ha detto te lo porto a te, che tanto non se ne faceva nulla. Quindi va bene, grazie mille, Eli. Aspetta che apro questo qui. Questo qui, ragazzi, questo qui... Speriamo bene, speriamo bene, perché qua possiamo trovare le carte incredibili. Io sto cercando le forbici. Ok, tagliamo il sopra perché non voglio rovinare neanche il pacchetto. Ok, allora, prendiamo le carte. Tutte. Il trick qua era da uno? Pare di sì. Allora, vediamo, andiamoci così. Quindi, Magneton, Mankey, Venonat, Starly, Vileplume Reverse e Moltres solo. Aspetta, c'è un'altra. Ma c'è un'altra, allora era dual trick. Ok, era dual trick. E Golduck. Bella, grazie mille, Eli, davvero. Grazie mille per tutti i regali, ti voglio strabene. Grazie, grazie mille. Che poi lei è stata al Games Week tutti e tre i giorni solo per noi. È veramente un supporto senza senso. Io voglio troppo bene, grazie mille. Andiamo avanti, perché sennò non finiamo più. Oddio, bellissimo, ragazzi. Un mini Funko Pop di Killua, che è il mio personaggio preferito di Hunter x Hunter. Mamma, che bello. Anche questo di diritto nella sezione dei Funko Pop, che dovrò sistemare. Andiamo avanti. Altro pacchettino piccolino. Vediamo cosa c'è qui dentro. C'è. Vedo una scatolina. I cerotti di Pokémon. Ok, se mi faccio la bua mi metto questi. Grazie mille, già da. Altro piccolo regalino. Mi sa che è una mystery, una mini mystery box di un mini Funko Pop. Vediamo. Di My Hero Academia. Bello. Bellissimo. Madò, il Funko Pop come li amo. Andiamo avanti. Ma di chi era questo? Non c'è scritto. Andiamo avanti. Sto scavando in fondo. Wow, per Nico da Sofia. Ragazzi, uno dei... Ma ormai sapete i miei gusti. Steve è nella mia top 3 dei personaggi preferiti di Stranger Things, insieme a Eddie e insieme a Dustin. Ma poi questa versione è stupenda. Bellissimo, bellissimo, godo. Grazie, Sofì. Piccolo Super Mario con una letterina per Nico. Grazie mille. Poi leggerò chi mi ha fatto questo regalino, gentilissimi. Oh, qui ci sono dei disegni. E se mi seguite in live quando faccio le reaction a TikTok, conoscerete anche questa ragazza che è fortissima.
che è giù, che ha fatto dei disegni bellissimi, di cui aveva fatto anche i video, guardate. E in più me le ha anche portati. Adesso ve ne faccio vedere, ce n'è uno. Ma sono tutti bellissimi, lei è fortissima. E spero continui con questa passione, perché dà tante soddisfazioni, gliel'ho detto anche di persona, di coltivare questa passione. Guardate che bello questo, con l'occhino in braccio. Mamma mia, ah, ragazzi, ma è troppo forte. Cioè, un conto è vederli dai video, un conto è vederli di persona. Guardate qua, quanto è forte giù. Poi c'è un altro, sempre con l'occhino. L'occhino, diciamo che si presta ad essere sempre un ottimo modello da disegnare. Bellissimo, grazie ancora, giù gentilissima. Questi qua li devo mettere da parte. Sei troppo forte, bravissima. Ragazzi, altri disegni. Questo è di Vale. Sì, di Vale. Fortissima anche lei, spero si veda bene. Vediamo se riesco, un minimo si vede. Bellissimo, grazie mille anche a te, Vale, gentilissima. Loki c'è sempre perché è un modello troppo bello. Altri disegnini, ragazzi, tipo pixel art. Goku e Pikachu da Bianca, bellissimi, bellissimi. Poi qualcosa che è andato virale, del trio I Santini. Me ne avete fatti firmare una quantità, non so neanche quantificarli, bellissimi, stupendi anche questi. Bello, bello, bello. Poi vediamo cosa c'è. Mamma mia, che bello. È il mio primo Funko Pop, tra l'altro, di Dragon Ball GT. Di Dragon Ball ne ho un bel po', tipo una ventina, però bellissima. Poi Pan è un bellissimo personaggio. Grazie mille. Cavolo, ci dovrebbe essere il nome di chi me l'ha mandato. Grazie, grazie mille. Poi, oddio, Thor, Luna e Lochino. Che belli, stupendi pure questi, bellissimi, i miei tre gattini, godo. È vero, un altro disegnino con me, col capello di Pikachu, Pikachu con gli occhiali e la N del mio, diciamo, logo, bellissimo anche questo. Poi un piccolo sacchettino, ho già intravisto cosa c'è qua dentro. Un altro Funko Pop è di Mew, mamma che bello questo, bellissimo anche questo. Tutti troppo belli, davvero, grazie mille. Un altro Funko Pop, tutto in celofanato, vediamo che cos'è. Ah. Ma poi ha il vostro profumo, ragazzi, è incredibile sta cosa. Profuma di voi. Non ci riesco. Dai, ci sono quasi. Ok. Oh, bellissimo. Ma poi è freschetto. Naruto. Che figo. Bellissimo, grazie mille. Andiamo avanti. Cosa c'è qua dentro? Andiamo. Ah, oh, c'è un pupazzo. Oddio, quanti braccialetti. Braccialetti ce ne sono un'infinità. Oddio, il mio primo pupazzo. Il mio primo polipetto reversibile. No, che bello, guardate. Io quando voi non ci siete. E io quando voi ci siete. Oh. Che bello. Bellissimo, poi stramorbido. E poi cos'altro c'è qua dentro? Un puzzle di Pokémon! Un puzzle gigante di Pokémon! Di tutte le Evolution! Che figo! Grazie mille! Alessia, io guarda veramente, ragazzi, ma vi sembrano normali queste mutande? Vabbè, so cosa mettere a Natale e a Capodanno. Bellissime, grazie Ale, gentilissima. Altro pacchettino, vediamo. Ah, oh, mi sono fatto male. Dovrebbe essere mio questo, in teoria. Sì, sì, è mio. Ok, ok. Ho avuto la conferma che è mio perché è un Pokémon, un Funko Pop di un Pokémon. Regalino da aggiungere alla collezione. Grazie mille, grazie mille. C'è scritto anche di chi è, aspetta. Emma, grazie mille, Emma, per Nico. Grazie mille, gentilissima. È certo che lo aggiungo alla collezione. A voglia. Oh, un pacchettino per Nico. Oddio, me lo ricordo questo. Qua c'è una doppia collana. Questo qui è un braccialetto e una collana, ma è bellissima. Con Charmander. Stupenda questa. E poi qua c'è, ragazzi, guardate che carino. Questo è un portachiavi, credo. C'è una sorta di mini letterina, vedete, che si apre. Letteralmente si apre. Faccio vedere. Ecco. Ok, vedete. E si tira fuori. E c'è una un'immaginina che vi faccio vedere per bene se riesco. Ok, vedete, è una delle prime live che abbiamo fatto insieme a Leo e Lollo, a casa di Lollo. Bellissimo anche questo regalo, grazie, grazie mille. Mi ricordo anche la ragazza che me l'ha regalato, stupendo. Per Nico da Patti. Vediamo se si legge. Per Nico da Patti, vediamo cosa c'è dentro. Un rullino. Oddio, ma è bellissimo. E se riesco a farvi vedere bene. Ci sono le mie foto. Oddio, c'è anche Lochino. Vedete, ci sono tutte le mie foto. Grazie mille, Patti, gentilissimo, che bello. Ecco ciò che vi dicevo prima. Qua c'è una busta per Leo, ma dentro ci sono i miei regali, ad esempio questo. C'è scritto per, vabbè, per Nicox, però vabbè.
da Morgana. Adesso lo apriamo, vediamo che cosa c'è. Poi ci sono, sì, un po' di regali di Leo. Poi c'è questa rosellina blu bellissima che mi è stata regalata. Bella anche questa. Vediamo cosa c'è dentro sto pacchetto. Ok, l'ho dovuto tagliare con le forbici perché non riuscivo ad aprirlo. No, ragazzi, ma voi mi volete far diventare gigante? Ma quanti cioccolatini? Che ovviamente mangerò tutti io, sono miei. Ma oh, come godo. Come godo, godo, grazie. Altro pacco. Andiamo avanti. Oddio, doppio Rayquaza. Godo. Dov'è? E qui sono messo dagli altri pupazzi. Oh, piano. Sì. No, sotto, sotto, aspetta. Doppio Rayquaza, godo. Sì. Bello. Da parte di Eli. Un altro disegnino con Rayquaza che mi avvolge. Stupendo, grazie mille. Altra busta. Cos'è? Oddio, aspetta un attimo. Due pacchetti di Pokémon, godo. Paradosso temporale e evoluzione a Paldea. Queste si aprono subito. Di chi è questo regalo? Aspetta, devo scoprire di chi è. Qua c'è la lettera, vediamo. C'è scritto Simone. Alice, grazie mille. Poi leggerò per bene la letterina. C'è una pera disegnata bellissima, grazie mille. Metto qui da parte la letterina, qui. Apriamo i pacchetti, vediamo se riesco. Allora, iniziamo con paradosso temporale. Vai, come godo i pacchetti di Pokémon. Allora, vediamo. Ma no, quanti buste ci sono? Ok, ci sono. Apriamo il pacchetto. Qui sempre trick da uno. Trick da uno. Ok, vai col pacchetto. Energia. Lo facciamo molto veloce perché ci sono ancora tantissimi regali. Ci soffermiamo un attimo nelle ultime. Questa non è il reverse, vero? No, ok. La prima reverse. Dweeble. Dweeble. Seconda reverse. E... Uchen, carino. Andiamo col secondo pacchetto. Eccoci qua con evoluzioni a Paldea. Questo set molto carino. Dobbiamo trovare per forza il Magikarp. Eccoci qua. Apriamo una carta davanti e vediamo. Andiamo direttamente alle ultime tre, dai. Uno, due e tre. Così almeno risparmiamo tempo. Prima reverse, Pinkurchin. Seconda reverse, Opip. E... Rabska, carino, Rabska Holo, anzi. Ok, andiamo avanti. Comunque grazie ancora anche per le carte che sono, sapete ragazzi, una mia grandissima passione, anzi ossessione, quindi grazie mille, andiamo avanti. Ragazzi, ma ho visto ora che in fondo alla busta c'erano anche delle piccole paperelle colorate. Non riuscirò mai a farvele vedere. Guardate, invece sì, ci sono riuscito. Che carine, ma sono bellissime, sentite. Bellissimo il rumore delle vongole, che belle, grazie. Ragazzi, altro mega disegno. Allora, a parte che Loki non direbbe mai una cosa del genere, però... Ma che bello! Di chi è? Lane, grazie mille! Oh, stupendo, ma siete fortissimi! Altro cibo! Ma ragazzi, ma è sushi! Ma è stupendo, non l'avevo mai visto! Bellissimo, niente, mi volete far diventare enorme, incredibilmente... Non ci entro più dalla porta poi, grazie mille! Oddio! Cos'è? Questo è un regalo di Deme. Ma è un Pikachu. Oddio, cos'è? Vedo che c'è una sezione di batterie. Questo poi scopro che cos'è. Forse è una lampadina? Potrebbe illuminarsi. Ma è stupendo. Mi sto accecando a guardarlo da vicino. È stupendo, è bellissimo. Grazie mille, Deme. Oddio, che carino questo. Giobra di Pino, Ino, Ino. Bello. Grazie mille. Però aspetta, questa... traccia qui, che non si vede, aspettate. Questa traccia qui, qui sotto, dovrei poterla ricercare con Spotify, aspettate. Ok, vediamo. L'ha trovata. Love Story di Taylor Swift. Che carini. Mannaggia, mi sei, ragazzi mille, Joe. Oddio, un altro mini Funko Pop di Dragon Ball. Goku, che bello, grazie mille. C'è un altro Pikachu. Vediamo un po'. Pikachu portachiavi. Tipo il Goku di prima. Ce ne sono due. Oddio, che belli, grazie mille. Poi qua c'è un insieme di pupazzetti. Lochino, un dalmata, un pandino che non è la macchina. E cos'è questo? È un canuzzo. Che belli, bellissimi i pupazzetti, grazie mille. Mi hanno regalato un altro di quello di Spotify. Vediamo subito che cos'è. Allora ragazzi, non c'è scritto di chi è, ma presumo di sapere anche già che canzone c'è qua dentro. Bella bionda. Con un... fotomontaggio al dir poco strano. Però grazie mille, gentilissimo, a chiunque l'abbia fatto. Allora ragazzi, si passa ai sacchi. Iniziamo. Allora, oddio, un pupazzo di Pikachu. Bellissimo. Godo, Pikachu natalizio, bellissimo. Altro mega pacchetto. Dentro il pacchetto c'è E da mangiare anche qui, va bene. Una felpa.
Oddio. Oddio, aspetta un attimo. Oddio mio. Non so se si vede. Ok, Znico 17, ma soprattutto, ragazzi, ma questa è ricamata a mano. E so anche di chi è, di Lulu questa. Bellissimo. Ma che figa. Bella, grazie mille. Madonna. Questa si mette per forza, eh. Questa qua si usa per forza. Ma poi profuma un sacco, bellissimo, grazie mille. Prossimo sacchettino per It's Nico 17. Quindi per il momento non sto sbagliando. Cos'è? Che carino. Che carino. Che bellissimo. E poi ci sono dei braccialetti. È una lettera con delle foto. Che questa è solo mia e la guardo solo io. Ho anche delle caramelline, godo, grazie mille. Aspetta, voglio vedere chi me l'ha fatto questo regalo. Dagne, Vale e Sere, grazie mille, gentilissime. Grazie, grazie mille. Andiamo al prossimo. Nico, da? Saluti da Vanessa. Ciao Vanessa. Vediamo che cosa mi ha regalato Vanessa. Poi uno. Due. Ok, ho usato troppa forza, mi sa. Uè, ma è bellissimo. Adesso è dentro Mr. Bean, sono l'orsacchiotto. Teddy, Teddy. Ui, c'è anche una scatolozza, cos'è? Vediamo. Oddio, una scatolozza che si apre con altri dolci. Ma è bellissimo, grazie mille, Vane. Gentilissima. C'era anche un disegno. Bellissimo. È fortissima, Vane, grazie. Altro regalino. Cos'è? Wow. Ma sa divina, Bill. Ma l'hai fatto tu questo? Ah no, è qui. Bellissima, una... No, come si gira? Una N, ok, l'ho girata giusta. Grazie mille. Che bello, altro disegnino. Bellissimo, i miei tre gattuzzi. Bello, grazie mille, Viola, gentilissima. Un altro Funko Pop della mummia, bellissimo. Grazie mille, stupendo anche questo. Allora, qui ragazzi abbiamo altri disegni. Wow. La Supreme, che è il mio artista italiano preferito. Me stesso. Bellissimo. Chi è che l'ha fatto? Angelo. Fortissimo. E poi da Giada. Bello. Ragazzi, ha fatto un quadretto. Ma siete troppo forti, ragazzi. Wow. Davvero troppo, troppo forti, ragazzi. Un applauso a tutti. Fortissimi. Ragazzi, altro disegno assurdo. Wow. Cioè, guardate qua. Ma che cacchio, ma cosa stiamo dicendo, ragazzi? Ma cos'è sta roba? È una hit assurda. Mamma mia, davvero bravissima questa ragazza, tra l'altro. Davvero, grazie, grazie mille. Allora, ho raccolto un pochettino di disegni. Spero che ci sia scritto il nome di chi li ha fatti. Però guardate, ragazzi, sono bellissime. Siete veramente troppo forti. Mamma mia. Mamma mia, Lele. Mamma mia, ragazzi, ma che... Ma di cosa stiamo parlando? Questo qui ci è stato regalato una testa per il trio. Wow, no senso. Ibe, boh, io ragazzi, non... siete veramente troppo forti. Cioè, guardate che figata. Ma che belli sono. Gaietta, anche questo. Bellissimo. Questo qui è un mini collage con un disegnino. Bellissimo anche questo. Anche questo qui. Non c'è scritto chi l'ha fatto, no, peccato. Con l'occhino in braccio. Poi questo qui pure. Qua ce n'è più di uno. Ve li faccio vedere al volo, ragazzi. Questo qui. Con tutti i gattini. Questo qui con me wide. Julie. Madonna, ragazzi, siete fortissimi. Dentro c'è la letterina. E poi c'è questo di Sophie, ragazzi, che... Io non so... Giudicatelo voi, perché io non ho parole. Cioè, ragazzi, siete veramente troppo, ma troppo forti. Io non so cosa dirvi, siete fortissimi. Prossimo mega sacco. Questo è quello più pieno di tutti. Iniziamo. Do subito un Funko Pop. Quindi prendiamo questo. Il Funko Pop di Mike. Andiamo ad arricchire la nostra collezione di Stranger Things. Bellissimo. Ma dentro cosa c'è? C'è una cosa enorme. È un sushi. È un plushie. Ma è bellissimo. Cos'altro c'è qua dentro? È pesante. Oddio, mi sa che sono cioccolatini, robe. Vediamo. Ragazzi, ma è veramente pieno di cioccolatini. Ma poi ci sono i Kinder Bueno White, che sono i miei preferiti. Come godo. Sì. Piccolo regalino anche da Rikes. Vediamo un po'. Aia, mi sono fatto male. Scatolina. Bello, è un portachiavi. Bellissimo. Pikachu con la Pokéball. Bellissimo. Ma che carino. Grazie mille. Una mega busta. Cosa c'è qua dentro? Oh, un piccolo Amogus. Dai, dimmi che mi capita quello blu, ti prego. Quello blu, quello blu. Vediamo. Ragazzi, quello blu.
godo. Sì, bellissimo. Aspetta che poi c'è altro qua dentro. C'è tipo un quadretto. È una tela. Ma stupendo. Te lì, grazie mille, bellissimo. Questo mi sa che è un altro quadretto, un'altra tela. Per It's Nico, che non mi chiamo così, comunque da Ele. Simone, ma c'è un gattino, la silhouette di un gattino con una pera in mano. Ma è bellissimo, grazie mille, Ele. Bellissimo. Che cos'è questo? Da Eia. Il mio primo manga, di Hunter x Hunter, come dicevo prima, uno dei miei anime preferiti. Bellissimo. Sniffata di carta perché è troppo buono. Grazie, Eia. Grazie mille, bellissimo. Madò, ragazzi, godo, come dicevo prima. Altro Funko Pop di Stranger Things e di Eddie. Mamma mia, che bello, che bello. Tra l'altro, quando era uscito questo era introvabile, quindi bellissimo. Per Nico, ma non c'è scritto di chi è. No. Che bello. Ehi, aia. Punge. Aia. Forse c'è scritto qua di chi è. Nella letterina. Bello però il Funko Pop di Piplup. Godo, bellissimo. Ok, sì, ho aperto il bigliettino. E grazie mille, Iris. Grazie mille, gentilissima. Rimetto qua dentro così leggo tutto. E grazie ancora. Mi è stato regalato per dirmi che sono calabrese e mi hanno detto che si chiama pure Carmelo. Grazie, bellissimo, eh. Poi ci sono altri pupazzi stracarini, un pinguino sushi che mi è volato e una paperella con gli occhiali. Aspetta, ma è bellissima. Grazie mille, gentilissimi. Per Nico. Cos'è? Ma ragazzi, ma è una collezione intera di Pokémon. Ma no, dimmi che c'è chi l'ha... No, ragazzi, di chi è? Ma siete pazzi? No, no, voglio sapere di chi è. Non c'è scritto, c'è scritto Nico. A meno che non si chiami anche lei o lui Nico. No, ragazzi, fatemelo sapere nei commenti. Per Nico, da chi è? Non c'è scritto, forse c'è scritto dentro? C'è scritto per Nico. Cock. Vabbè. Goku di Dragon Ball GT, un altro. Godo. Bellissimo, grazie mille. Ma perché non avete scritto da chi è stato fatto? No, grazie, grazie mille. Ragazzi, ma cos'è questa cosa? Resier. Ragazzi, ma che carino. Bellissimo. Che carino, oh, bellissimo, grazie mille. Poi da parte di Arianna. Wow, una collanina col 17 e un braccialetto. Che carina. Bellissimo. Ragazzi, da... Per Nico da Luvlollo. Wow. Il disco, l'ultimo disco che è uscito di Da Supreme. Che bello. Grazie, grazie mille. Allora, vi faccio vedere al volo tutto quello che è rimasto. Un piccolo fidget spinner nero azzurro, bellissimo. Una lattina di non so che bevanda dei Pokémon. Bellissima, questa va in collezione, sicuro. Poi, pupazzino. Folletto con la barba. Pupazzini. Ok. Madonna, che casino. Aspettate. Altro pupazzino nella scatolina. Dei pulcini bellissimi. Che non si vedono bene, però va bene. Abbiamo una scarpa. Un sotto e tutti i cuoricini per me. Bellissima. Dei mini Funko Pop. Bellissimi. Poi dei disegnini assurdi da parte di Eia. Uno e due, ragazzi. Non hanno senso. Sono troppo belli. Davvero bravissima lei. E poi, ragazzi, questo disegno che è assurdo. Ve lo faccio vedere. Wow, wow. Mamma mia, ragazzi, da Yun. Ma che cos'è? Ma stiamo scherzando? Ma che è sta hit? No, ragazzi, è assurdo. Siete troppo, ma troppo forti a disegnare. Devo cercare di, in qualche modo, di pressarlo in modo che torni piatto. Ma è stupendo, grazie mille. E niente, ragazzi, io vi ringrazio a tutti. Sono da 2 ore qui che sto cercando di vedere tutti i vostri regali. Spero di averli visti tutti. Molti magari non li ho fatti vedere, ma li ho visti per conto mio. Magari spero di no, ma alcuni potrebbero essere finiti magari nel pacco di Lollo, nel pacco di Leo, non lo so. Però in ogni caso, ragazzi, io rinnovo
i ringraziamenti nei vostri confronti, non solo per i regali, ma soprattutto per la vostra presenza e per il vostro affetto che ci avete dimostrato, che mi avete dimostrato al Games Week, ma in generale ogni giorno. Vi voglio davvero tanto tanto bene. Spero che questo video dedicato a voi, semplicemente a voi, vi sia piaciuto. Se così fosse, mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi, attivate la campanellina, e vi ricordo, dal lunedì a sabato alle ore 21, mi raccomando, non mancate il live su Twitch. Detto ciò, bella voglio. Oi amico, pensavo fossi un amico, invece sei diventato mio nemico, per colpa tua il pistolino amico.